Ciao a tutti ragazzi, sono Francesco di Italian Sommelier, bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di tre cose che dovete sapere prima di iscriversi a un qualsiasi corso di sommelleria, che sia ICE, che sia FISA, che sia ONAV, non mi interessa. Ci sono tre cose che voi dovete sapere, quindi continuate a seguire questo video perché fra poco vi spiegherò tutto nel dettaglio. Ma prima vi volevo ricordare che è uscito poco tempo fa questo video, e in questo video vi parlo delle differenze fra ICE e VSET, due associazioni molto importanti, molto grosse per quello che riguarda appunto il mondo del vino, e vi racconto il mio personale punto di vista, le differenze e secondo me quello che è meglio per voi. Quindi assicuratevi di non perderlo, eccolo qua. Dicevamo, ci sono tre cose che dovete sapere prima di affrontare, diciamo così, un corso di sommelleria. Tre cose forse anche banali, forse anche semplici, però sono cose che dovete sapere. Il primo è assolutamente: il corso di qualsiasi associazione non vi rende degli esperti. E beh, la verità fa male, lo so, però non vi rende degli esperti. Non è che voi uscite dal corso e siete diventati dei professionisti, siete diventati James Suckling. James Suckling, per chi non lo sapesse, è uno che degusta migliaia di bottiglie al giorno. Siete degli appassionati, siete sicuramente più preparati di uno che il corso non lo ha fatto, ma alla fine siete soltanto, per fare un esempio, come dei bambini che hanno appena imparato a leggere. In un mondo di analfabeti voi sapete leggere, il che è un grande vantaggio, però non è un punto di arrivo. Attenzione, quindi dovete continuare dopo il corso ad aggiornarvi, a bere, perché la chiave principale di tutto è il bere, il degustare, assaggiare tanti vini, assaggiare le storie dei produttori, assaggiare le storie e entrare in contatto con il vino il più possibile. Quindi, riepilogo, la prima cosa da sapere è che voi, una volta che avete frequentato il corso, non siete dei sommelier professionisti. La seconda cosa da sapere è che il corso costa, e per costa intendo soldi, perché ogni tipo di investimento che noi facciamo su noi stessi ha un costo. Adesso sto parlando del costo monetario. Il corso, per esempio, dell'ICE ha un certo costo che si attesta su 600 euro per livello, sono tre livelli, ma ti ripeto, se vuoi andare nello specifico, segui questo video che ho pubblicato poco fa, ci sono informazioni molto più dettagliate. Ma questo vale per ogni associazione ha il suo costo, ed è giusto che sia così, però è una cosa che tanti alle volte non calcolano, nel senso, torno sempre all'esempio dell'ICE, ci sono tante persone che hanno iniziato il corso con me, sì, ok, lo faccio, pago 650 euro, e poi quando c'era il secondo livello, che ovviamente andava pagato, non c'ho più i soldi, e restavi a metà. Quindi è un impegno sia di tempo sia di denaro, ma quando dico di denaro, assicurati di avere le finanze e assicurati di essere determinato, perché comunque sia sono tanti soldi che uno va a spendere in questi corsi, quindi bisogna essere determinati per evitare di buttarli all'aria. Quindi il secondo motivo, la seconda cosa che devi sapere è che il corso costa dei soldi. La terza cosa che invece devi sapere è che devi studiare. Ebbene sì, non devi solo tracannare vini, ma devi studiare, perché in qualsiasi corso ci sono anche nozioni tecniche, magari non tanto emozionanti. A me personalmente non emoziona il discorso di cantina nello specifico, ovvero la fermentazione e tutti questi dettagli. A me piace il prodotto finale, ma dovete capire che per essere dei sommelier bisogna capire tutto il procedimento, non semplicemente il vino è buono e il vino non è buono. Quindi c'è da studiare, soprattutto in vista degli esami che poi andrete a affrontare, perché alla fine di ogni corso c'è un esame, non è che voi pagate soltanto e diventate sommelier, no, c'è un esame che attesta che voi siete preparati, e quindi c'è da studiare. Quindi, unendomi alla seconda cosa, ovvero i corsi costano denaro, i corsi costano anche tempo.
quindi voi dovete essere dedicati, non è una cosa che si fa così come guardare una partita di calcio, di basket o di quello che vi pare. Qua parliamo di un investimento che voi fate sulla vostra persona che potrebbe portarvi ovviamente a una posizione lavorativa migliore o comunque a una nuova posizione lavorativa basata sulla vostra passione. Quindi il vostro percorso dovrà essere completo, dovrete essere molto dedicati per riuscire a avere successo, fra virgolette, in questo mondo. Ma ricordatevi, i tre punti sono questi. Una volta che lo avete finito non siete sommelier professionisti, dovete continuare. Il corso costa soldi, quindi dovete essere sicuri di voler investire e di avere ovviamente le disponibilità economiche. E terzo motivo, dovete anche avere il pensiero, la determinazione e ovviamente dovete avere il tempo. Se non avete il tempo per studiare, perché giustamente uno lavora 8-10 ore al giorno, è difficile poi trovare il tempo per studiare. Uno vorrebbe fare tutto in una giornata, però c'è la famiglia, ci sono tante cose che alla fine a volte hanno anche le priorità. No, la passione del vino è la passione di tutti, però uno deve essere realista, anche perché altrimenti rischia, tornando al secondo punto, di sprecare soldi. Quindi umiltà, testa nel calcolare le vostre finanze, determinazione nel capire che è quello che veramente volete. Questi sono i miei tre personali consigli, sono le tre cose da spuntare prima di segnarvi a un corso che sia di qualsiasi associazione, perché ne ho visti cadere tanti di soldati in questa guerra, tanti che si fermavano al primo livello, al secondo livello perché non avevano più tempo. Quindi dovete essere determinati, dovete ritagliarvi lo spazio. Potete farcela? Siete sicuri di volerlo? Allora iscrivetevi subito al corso. Se non sapete quale, mi continuo a fare pubblicità. Qua c'è il video che ho preparato per voi, ICE contro BSET, che sono due corsi che personalmente ho frequentato e che quindi conosco di prima persona. Detto questo, vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!